Buondì amici di Doppia Frizione, siamo tornati con un nuovo format che sarà anche questa mensile come il Doppia Frizione News, però saranno delle reaction ai video crash / incidenti rally e motoristici del mondo. E questa cosa verrà fatta una volta a settimana, che spero che sia dal martedì al giovedì, così ho tempo di mettermi a posto con il tutto. Come vedete dietro ho il green screen, e quindi possiamo iniziare con questi video. Il primo video che andremo a vedere è gli incidenti della prima settimana di gennaio. Questa cosa verrà fatta settimana per settimana, però nel senso la prima settimana verrà vista la seconda settimana, eccetera eccetera, così almeno io ho tempo di aggiornamento, io ho tempo di montarli e fare tutto quello che devo fare anche quando sono a lavoro. Quindi possiamo iniziare. Ok, queste sono le mie cuffie, me le metto e possiamo iniziare a vedere il video. Voi lo vedrete nello schermo, io me lo guardo nel telefono. Ah. 3, 2, 1 e via. Si parte Peugeot 205. Scritto Botun. Porca troia! Ok, questo qui è devastante perché si è piegato anche il tettuccio. No, anch'io! No, anch'io, no! Ok, ho fatto pochi danni alla fine, però urti. Senti il bizzo che non ho mai visto per strada. Niente. Oh, madonna, si è capottato pure. Sì. Ho preso una tegola nel parte posteriore. E per riprendersi si è capottata. Ti è dato una centrifuga pazzesca. BMW M3. È umidissimo, c'è il fang, immaginavo che fosse dritto. Vabbè, però alla fine due graffi, dai, ci possono anche stare. Mitsubishi Lancer. Niente, ha perso la ruota. Ha perso la ruota e se ne va così a caso, ovviamente. Ok, slalom. Sempre Mitsubishi dalla board camera. E là qui si vede, cioè si sente che ha perso la ruota. Cos'è, che macchina è? Dai, fare non vedere un Volvo. Attenzione al Volvo, sulla neve. Oh, due ruote, oh mio Dio. Questo è stato un gran save. Renocchio, di nuovo col bottone. Questo dovrebbe essere italiano, perché il video è italiano. Capottone incredibile, di notte. Porca troia, si è visto solo una luce speciale. Res è lunghissimo. Si è anche affossato. Altro video di notte. Qui si è andato a mettere negli alberi. Altro Res, sempre stessa curva. Sempre Res, sempre stesso posto dove si cappotta. Va bene. Oh, oddio, questo è in tre ucci. No, è un 208 che ho visto a Bologna. Non a Bologna, a Monza. Fiato uno turbo, dritta. Come... vedi, va là, hai sentito? La gente che fa reaction al posto mio. Niente, forzi era coso, giù nel fosso. Sempre stesso rally, golfino verde. La curva dopo e va giù nel fosso, ovviamente. Sei un grande. Attenzione, kart cross, niente, madonna, questo qui ha preso brutta, si è rotta la sospensione di netto, mi è arrivata in faccia, potrei dire che questo qui è della Precision Car, però non può essere della Precision Car, perché non può essere, madonna, vabbè, si è rotta troppo veloce, cioè si vedeva. Ti la sei cercato un po' il cappottone, eh? Anche questo mi sembra molto, molto determinato a cappottare. Mamma
mia, questo qui ha preso veramente 70 all'ora sta curva. E ora ve le cercate. Sempre stessa curva, Ok, questa è una gara in salita. Curva a sinistra. Scaliamo. Scaliamo. E niente fuori. Tom. E via. Cappottone. E ci si ferma nel prato. Drifting. Attenzione. Belli questi suoni. E niente, dritto. Ma sì, però. No. Non c'era, basta. Monaco, il Tam Amsterdam. E qui credo che sia autocross. Perfetto. Perfetto a sinistra. E niente, prende terrapieno esterno, inizia a rotolare. Ma andava tanto veloce, stava andando ai 70 all'ora, dai. E niente, la telecamera va giù. Allora, io devo ancora capire cosa sono queste gare. Qualcuno nei commenti me lo dice, per favore. Perché io non ho ancora capito il nome di queste gare, però sembrano divertentissime. C'è gente che si cappotta a ogni curva, è bellissimo. Un altro che si cappotta, due che si cappotta, tre che si cappotta, vabbè. Un altro, due. Vale, in sincronia addirittura. Che si cappotta contro le recensioni e via. A caso, completamente a caso, io vorrei capire perché le fanno così instabili queste macchine contro le recensioni. Ma ha preso il volo questo, questo qui ha preso letteralmente il volo. Erba, prato, super. E niente, non c'è riuscito a superare, inizia a rotolare verso le barriere. Sono peggio delle TGT queste macchine. Porca troia, ha fatto 4 metri, 3 metri di salto. Perché? Cane, 3 macchine coi ponte. Questo qui va bene, però i miei americani sono pazzi, dai. Come fai a fare delle macchinine così che continuano a rotolare? Ecco, questi qui sono la stessa cosa, soltanto che sono un po' più... E niente, è finito. Dopo questa perla possiamo salutarci perché il video è finito. E spero che vi siate divertiti con me a vedere questi incidenti. E spero che la prossima settimana ce ne siano ancora di più, perché questo qui erano 7 minuti. L'altro anno c'erano video da 20 minuti e passa, perché c'erano i rally, c'erano tutti i rally, invece a inizio anno ovviamente devono carburare un po', no? E niente, ci vediamo ad una prossima reaction, qui è tutto.